Andiamo a vedere le grotte di Frassassi. Sì. Fa anche bello fresco questo. Sì, eh. Però dai. Frescolino, frescolino. Va bene, va bene. Questa è la mappa delle grotte di Frassassi. Ecco, ci stiamo addentrando nella prima sala, sì. Un pochino scivoloso, ma ci fermiamo qua, quindi accomodatevi qua. Wow. Allora, vi raccomando, signori Flash, che sono ancora qui in qualche caso, ritorniamo con mamma. Bene, siamo uno dei primi che entrerà oggi, quindi al momento oggi, facciamo tranquillità. Allora, in sintesi, questa sala ha uno sviluppo di circa 1 milione di metri cubi e secondo la narrazione della guida potrebbe contenere il Duomo di Milano. Molto, molto, molto affascinante. Questo è del materiale franato che c'è qui all'interno, però veramente spettacolare. Lassù sicuramente c'è una cascata, perché questo alcuni milioni di anni fa era un invaso d'acqua. Molto bello. Ci sono tutte le stalagmiti, certo, di calcare. Sono molto delicate, quindi non si possono toccare, si possono solo guardare. Si può ammirare la vastità di questa sala. Madonna. Il diavoletto con la candela. Seria. Molto bello. I giganti. Ah, dove ci sono? Sì. Qui dall'alto. Sì. Adesso qui siamo esattamente a fianco, poi passiamo ancora più vicino. Giganti, o vicini al gigante. Wow. Qua. Spettacolare. Anche qui lo spazio è immenso. Sì. Per la sicurezza, sì. Allora qui si sale e beh, c'è su tutte le robe della grotta, i sassi, come dice quel bambino lì, i sassi. Qui c'è un piccolo terrazzino, sono inciampato in qualcosa, va bene, siamo alle spalle dei giganti. Mamma mia, quanto spazio. Stupendo, anche questo qui, stupendo.
Sì, alla grande, bellissimo. Mi fa così caldo. Wow! Attenzione, qui che c'è uno scalino davanti a te. Come sono alti questi. Belli alti. Wow. E qui c'è come se fosse un orbito che scende giù per wow. Le stalattiti. Guardate, tanto mi è venuta una goccia in testa. Ah, qui c'è proprio una parte che è scoperta. Bravo, esattamente, lo sapevo, hai visto? Adesso il prossimo anno fai la guida, anche tu vieni a darci una mano. La parola è il risultato di una fusione tra stalattite e stalagmiti. Ne vedremo altri esempi più avanti perché ce ne sono altri più grandi, tra l'altro. Per adesso, chi è dietro può scorrere qua giù, noi siamo già posizionati, vi illumino in fondo a destra il cammello e il dromedario. Bellissimo. Bellissimo. Immagini dall'alto per non inquadrare le altre persone perché trovi sempre quello che non vuole essere inquadrato. Faccio il triste. Ecco. Wow. Fantastico. Veramente? Eh sì, e appunto, attaccati a me e basta. Così adesso andiamo. Bello, questo sarà alto 10 metri, forse di più. La bambola che comincia a essere arrabbiata. Wow. Questa è la spada, si chiama, la spada. Altissima. È bellissima. Spettacolare qua sotto. Wow. Bello. Guarda che bella. Che devo fare? Bello, anche qui.
essere bello. Sì, statuettine piccoline, stalattiti, stalagmiti. Bello, più vicino, però vabbè, non si può toccare niente perché... No, no. Ecco, se no si rompono, si anneriscono. No, no. E poi... Non si tocca. E qua c'è un piccolo bacino con dentro l'acqua. Tanto... Bello. E va giù, va giù ancora, di brutto. Sì. Bello fondo, eh? Fondo? Sì, un bel bucone lì, va giù. Vabbè, ormai la guida l'abbiamo persa, andiamo avanti da soli. Bellissimo. Che roba. Bellissimo. Molto bello. Già. Guarda questa qua, tutta bella bagnata. Non so se nel video si vede, però molto bello. Wow, questo è un piccolo canale, piccolo, per modo di dire, piccolo. Wow, andiamo a cercare la guida. Quindi è un'acqua che si aggiunge alle altre che abbiamo nominato. Ok, raggiungetemi, adesso ripartiamo. Quindi, la particolarità della prossima sala è la falda visibile, attenzione, non appena entrate. Scorriamo leggermente in direzione di sinistra dove c'è l'affaccio per guardare. Anche qui è molto bello. Vediamo se riesco a prenderti qui, ma è buio, sì. Tac. Ho fatto una piccola foto. Andiamo a vedere. Wow. L'orsa polare, quella lì. Sì, c'è il muso, sì. Qua sotto è veramente fondo. Fossile del... Sembra un mammut quello lì, con la proboscide. Bello, bello, bello. Mancano i follettini. Però grotte di Frassassi, number one. Che bello. E stai passando a fianco a un altro gigante. Ecco, segui di qua piano piano. Da questa parte. Sì. Bravissima. Uno spettacolo veramente unico. Davvero. Adesso volevo prendere un attimo qua, molto bello, bellissimo, molto bello. Attenzione qui perché è un po' scuro, però no, ci sono i corrimani. Wow, ghetto. Carino. Wow. C'era un
un fiumiciattolo sotterraneo che scorreva da questa parte, sì. Bello, fa di tipo delle mini cascatelle, però molto bello, molto molto bello. Bambola dentro le grotte di Frassassi. Sì, belle, sì sì, bellissime, bellissime, bellissime. Si sta... guardate che spettacolo. Benissimo. Sì. Poi prossimamente uscirà il video sul nostro canale. Sì. Mi raccomando, iscriviti e metti mi piace. Sì, certo. Soprattutto questa è la prima cosa. Soprattutto per la bambola. E guarda cosa ti faccio vedere, le mini stalattiti. Guarda che belle che sono. Uno spettacolo. Vero, vero. Adesso proseguiamo un po'. All'interno della grotta. Sì. Vai piano. C'è la gocciolina che è. Sì, certo, se no. Meno male che l'hai presa. Eh sì. Che spettacolo, guarda che bella acqua azzurra che ce l'ha sopra. È molto profondo, sì. Molto. E boh. 30 metri. Qui lo spazio non si riesce a calcolarlo. Eh no. Spettacolare. Spettacolare, ragazzi, spettacolo. Che roba. Mamma mia. Usiamo Kiwi come espositore. Allora, grotte di Frassassi, abbiamo preso dei piccoli souvenir e poi qui andremo a vedere anche il tempio, che bello. Sì. Adesso un po' di ristoro. Né bambola? Un po' di pappa. Un po' di succhino, un po' di pappa. Wow. E... non vedo l'ora. Niente, dalle grotte di Frassassi. Vi salutiamo. Vi salutiamo e vi mandiamo un bacione. Guarda lì. È solo che qui non... Ah, non riesci a infilare il buco? Aspetta, no, infilo io il buco a te. Ah, ma si è rotta. Si è rotta. Ah, mannaggia. Aspetta. Andiamo da questa parte. Te, all'incontrario. Un po'. Vabbè. Bene, bene. A parte che si poteva fare anche... Ok, ciuccia. Viene su? Mm. Ok, visto? Vabbè, dai, non dico quello che ho pensato, perché sennò... Ciao, belli! Ehi!